Ancora buongiorno agli amici di Ante, un buongiorno e un bentornato al carissimo amico Gianmarco Veccia, titolare dell'azienda vitivinicola La Fontursia, anche perché spesso viene, diciamo, a ragguagliarci anche di quello che è il mercato. Giustamente ultimamente c'è stata la vendemmia, quindi anche per parlare in proiezione futura, come sono andate le cose, che previsioni hai, facci un po' un quadro della situazione. Sì, buongiorno. Le previsioni mie sono relative perché poi siamo in tanti. Comunque è stata una interessantissima vendemmia, con le difficoltà di una stagione diversa dalle altre. È stato molto particolare, infatti ha incuriosito oltre che indispettito. Certo. Perché comunque è stata una stagione sempre molto piovosa, ma più che tanto, diciamo che c'è una temperatura sempre mite. Certo. che agevola un po' tutti. Vabbè, qui il nostro territorio, diciamo che si identifica anche per questo. Beh, sicuramente il microclima aiuta, ma quest'anno ho messo in difficoltà anche migliori. Certo. Però anche in biologico abbiamo fatto un gran lavoro. Infatti quest'anno penso che il coltivatore, l'agricoltore ha riacquisito fiducia in se stesso quando è riuscito a competere con la natura, avendo un frutto stupendo, perché è una stagione eccezionale. Anche perché la tua azienda si identifica nel biologico. Sì, beh, da sempre la mia, sì, perfettamente. No, mi rifacevo al fatto che comunque in biologico tendenzialmente ci possono essere più difficoltà. Certo. Ma poi in questo caso anche l'arte e la, diciamo, e la località, perché poi tra le varie colline ci sono le più pregiate. Esatto, esatto, esatto. Ben venga chi è riuscito a fare un bel lavoro. Certo, ti chiedo un'altra cosa, visto da buon imprenditore, perché so che tanti imprenditori di qualsiasi genere del territorio hanno avuto problemi con il terremoto. Questa cosa si è risentita anche nel vostro settore? Beh sì, in generale no. Sì? Sì. Sì. Beh, cioè, nelle varie sfaccettature. Più che altro tu parli delle zone, quelle più a rischio, insomma, proprio nella zona calda, insomma, del terremoto. Diciamo che sul territorio, diciamo, la situazione psicologica è, ecco, abbastanza a terra, quindi di conseguenza ne vale tutto il mercato del consumismo, no? Certo, tutto, certo. E poi quello che riguarda l'estero, si sta facendo comunque sempre un bel lavoro e speriamo che tra il disastro ne venga anche una visibilità per le marche, che comunque rimaniamo sempre in una posizione ombreggiata. Ecco, oltre alla, dicevo, la vendemmia che è andata, diciamo, tra virgolette, bene per il biologico e non solo, previsioni per quello che sarà il mercato d'ora in avanti, che previsioni hai? Giustamente l'estero è quello che identifica maggiormente le nostre zone, Marche, Abruzzi, perché abbiamo delle colline, abbiamo dei vini che ci invidiano tutti, certo. Però c'è anche un mercato che è Europa, il resto del mondo. Beh, per quanto riguarda me, cercherò di lavorare ancora meglio sulla clientela che uno ha. Certo. Perché poi anche all'estero c'è tutto un fermento, no? No? Da questa elezione a tutto il resto. Vediamo come evolve un po' la socialità. Qui sono ben oltre le problematiche di mercato a quelle che sono l'imprenditoria in generale. Certo, 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 certo. Comunque sono molto fiducioso perché stiamo lavorando bene in Italia, quindi speriamo che ci apprezzino almeno per i nostri prodotti agroalimentari, che comunque sono primi su tutti. Ecco, visto che tu poi a Ripatranzone fai parte di un contesto importante per quello che riguarda la storia e la tradizione, con quel bel museo che mi hai fatto visitare qualche tempo fa. Sì. Ecco, il terremoto si è risentito anche per questo, perché praticamente Ripa è una zona collinare, diciamo, sì, abbastanza a rischio. Beh, come dicevamo prima, speriamo che il turismo si incuriosisca di noi per il territorio, per quello che hanno potuto vedere, non solo il disastro, altrimenti attualmente non è che ci può essere un gran lavoro turistico. Certo, purtroppo. Certo. Quindi ecco, nei vari comuni, come abbiamo visto, ci sono diverse strutture che per sicurezza magari non sono neanche visitabili. Sì. Quindi speriamo che torni la primavera in tutti i sensi. No, passando per un bel Natale. Sì, vabbè, queste sono le previsioni. Ecco, per quanto riguarda anche il Natale, so che tu hai anche un bel catalogo che noi abbiamo sponsorizzato quando ce l'hai inviato per Yant. Cioè, hai già, perché tu hai un bel progetto, fai un bel pacchetto per le aziende e quant'altro. Al momento è troppo presto fare previsioni, oppure tu c'hai già una clientela che di anno in anno ti rinnova i contratti?
Sì, beh, quello siamo sempre fiduciosi che avviene fino a si chiude il cerchio. Poi sì, lo facciamo da tanti anni. Quest'anno come originalità sicuramente bisogna avere il rispetto degli amici montani e quindi proporremo di più, diciamo, quello che è il prodotto proveniente dalle zone svantaggiate dal Certo. terremoto. E poi ogni anno qualche articolo esclusivo bisogna sempre offrirlo al cliente, Certo, altrimenti certo, certo. non è uguale. Però diciamo che la tua azienda, come tante altre, è al passo con i tempi, perché giustamente ormai tu da quanti anni esiste la Fontursi? Una domanda un po' particolare. Ma sì, esiste dal 93, Quindi abbiamo superato 93. abbondantemente i 23 anni praticamente. Sì, beh, dal mio inserimento con mio padre, sì, altrimenti già esisteva. Però vabbè, diciamo tu hai messo un po' l'impronta, anche perché noi, ricordiamo a chi ci sta ascoltando e vedendo, ci siamo conosciuti tantissimi anni fa a un Vinitaly a Il Verona. primo Vinitaly, eravamo Ecco, in quattro, esatto, quindi che belle già ho sensazioni. bei tempi, però ecco, da lì a dimostrazione che anche in quel contesto quante realtà territoriali danno lustro alla nostra regione. Certo, no, non ho No, afferrato. dicevo, ci siamo conosciuti al Vinitaly, Sì. però da lì ho capito, perché lì vedi proprio la realtà, nostro territorio, Certo. quante aziende che spesso riesci a vedere tramite internet o tramite la pubblicità, però lì ho conosciuto e visto, toccato con mano, quante realtà abbiamo. Cioè, Certo, c'è stata un'evoluzione importante, esatto. sono d'accordo. Merito a tanti colleghi che magari in maniera pure più No, ma anche perché ognuno, intelligente. penso Gianmarco, identifica la propria zona. Iesi per Iesi, le nostre Certo. colline per il Rosso Piceno, cioè ognuno ha la sua Sì. peculiarità. Sì. Ce ne abbiamo molte. Peccato che magari non siamo molto aggregati in certi casi, in altri sì. Quindi speriamo di affrontare il mercato con brillantezza, perché Esatto. comunque c'è un cambiamento di comunicazione, c'è un cambiamento Certo. di gestione Come tutte interna, le cose, di certo. ospitalità, tutti argomenti che individualmente. Una bella scommessa e comunque non è che ci si tira indietro No, alle no, però scommesse. l'importante è, tu mi insegni che se vendi il prodotto di qualità e lo vendi in maniera giusta, è normale che, insomma, si identifica da solo. Sì, Questo è un po' sottinteso. perfettamente, ecco, poi magari questi momenti di mercato un po' incerti, il prodotto che è più elevato di qualità rischia di non essere appresa, diciamo, il significato, il valore, Certo. e quindi un valore aggiunto per queste scommesse. Ok, io ti ringrazio della visita, anche perché ci tenevo a sapere un po', al di là della nostra partecipazione su Yant, ormai è da tanto tempo, e noi ti ringraziamo anche per sapere le varie evoluzioni, anche perché quando c'è qualcosa è giusto che i nostri amici di Yant lo sappiano in tempo reale. Un Grazie, piacere. grazie Gianmarco, buon lavoro, Anche a e voi. se non ci risentiamo buon Saluto. Natale, sperando che, Auguri a tutti. diciamo, tutto È un po' questo... presto, È però, un dai. po' presto, però diciamo che si lavora adesso per il Natale, per far sì che il tutto Sicuramente raggiunga un obiettivo io importante. particolarmente sì. Grazie, buon lavoro.